Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non ci troviamo davanti a un green screen, ma ci troviamo direttamente a Gardaland. E questo video che cosa sarà? Sarà un viaggio alla scoperta sia delle novità che delle piccole aggiunte che caratterizzeranno questa stagione 2021. Questo non sarà un video normale praticamente. Dietro a questa telecamera e quindi tra me e voi che ci state seguendo ci sono delle persone, un gruppo di amici che interverranno o fuori campo o in campo dando qualche piccola aggiunta, perché questo video ha tre parole chiave: novità, sorpresa e imprevedibilità. E direi comunque di varcare le porte di Gardaland andando a scoprire quelle piccole aggiunte che troveremo da questa stagione. Andiamo! Una porta sull'ignoto, un continente perduto, una fuga impossibile. Questo era il claim, lo slogan che apriva la pubblicità di Fuga Atlantide. E ci troviamo infatti in area Atlantide, una delle aree forse più belle e suggestive di Gardaland. Perché ci troviamo qui in questa terrazza che dà un bel panorama sia su Atlantide che alle Jungle Rapids. Il vulcano che vedete infatti è delle Jungle Rapids, ma con un abile gioco prospettico sembra che sia parte di Atlantide. Però perché siamo qua su Atlantide? Perché qui ad Atlantide hanno fatto qualche piccolo ritocchino, qualche piccolo aggiustamento che diciamo sa balzare all'occhio. Ad esempio il Nettuno principale, che ha qualche piccolo particolare dorato, così come tutto il corpo mi sembra sia diciamo tenuto meglio rispetto a qualche altro anno, ma anche il Nettuno che esce dall'acqua ha quei piccoli particolari dorati che diciamo gli fanno fare una buona figura, anche perché si sa che qui il materiale principale è l'oro. Però battute a parte, guardando più in là, quindi spingendoci la nostra vista di qualche grado lì al vulcano di Jungle Rapids, possiamo diciamo vedere come all'interno di Jungle Rapids qualcosina sia diciamo cambiato, e per quel qualcosina intendo i Buddha. Infatti una fila delle statue dei Buddha, quelle che erano con un colore un po' più scuro, un po' antracite, sono state ricolorate con un colore un po' bronzo, un colore, una tonalità che ricorda abbastanza i delfini di Fuga Atlantide. E ritornando qui nel continente perduto di Atlantide, a parer mio ho visto come i piccoli diciamo altarini che stanno ai lati della scalinata che accede alla terrazza panoramica siano stati ripuliti, diciamo un particolare che rende un po' più fresca un'area davvero tanto suggestiva, così come anche qualche piccolo particolare dorato sul mascherone che è la porta d'accesso a una terrazza panoramica per scoprire un mondo perduto e ora Gardaland ritrovato. Ma comunque, spingendo il nostro sguardo oltre al vulcano di Jungle Rapids, andiamo a scoprire nuove avventure, nuovi particolari nuovi nelle terre di Gardaland. Accogliente, divertente, intrigante, un po' retro, è una casa assai carina, ma apprezzemolo, dov'è? Lo vorrei sapere anch'io con tutti i brand esterni che circolano per il parco. Però comunque sia, qua dentro, dove c'era lo studio di Prezzemolo, sopra all'albero di Prezzemolo, vediamo che c'è un qualcosina diciamo in allestimento, come se fosse diciamo un chiosco. Magari di prossima apertura questo angolo del parco ci saprà stupire. Ma avanzando su quella che è la terrazza della casa di Prezzemolo, possiamo già subito vedere qualche novità oppure fermare qualche visitatore qua. Mi scusi, signor visitatore. It was at this moment that he knew he fucked up. Cosa ne pensa di questa della riapertura dell'albero di Prezzemolo? Cosa ne pensa? Perché l'albero di Prezzemolo quest'anno riapre insieme alla Magic House e a Volaplano. E a proposito di Volaplano, possiamo notare una nuova, disturbati dalla colonna sonora che un po' si rifà di It's a Small World, come Francesco lì dietro mi aveva appena suggerito, perché dietro ci sono delle persone che vivono, una regia che vive per questo video. Ma ritornando al discorso Volaplano, possiamo vedere come l'hangar ha subito un upgrade. Infatti l'hangar che prima aveva dei colori rossi e giallo, adesso lo possiamo trovare azzurro e giallo. Perché la scelta di questo azzurro? Per adeguarlo al tema del Legoland Waterpark. E spostandoci di qualche grado, vedendo finalmente Volaplano in movimento, si fa per dire, però comunque vi giuro che funziona, va.
possiamo avere un piccolo scorcio del Legoland Water Park. Infatti possiamo vedere come è stata, anzi verrà riutilizzata il Legoland Water Park. Le attrazioni saranno di prossima apertura, per qualche settimana o mesetto sarà disponibile la Miniland, una sorta di Italia in miniatura ma legolizzata, e ci saranno anche le miniature di Gardaland. Ma parlando del Legoland Water Park, possiamo vedere come la Piazza degli Spruzzi verrà riutilizzata e gli verrà donata una centralità rispetto a prima, quindi sarà una piazza centrale in quest'area, diciamo un po' più in ribasso, su un livello inferiore rispetto a tutto il Legoland Water Park. Possiamo vedere qua gli scivoli del Legoland Water Park, che saranno percorribili a bordo di gommoni, che sono quei gommoni messi lì accantonati, un po' lì all'angolo, un po' accatastati, e devo dire che come piccolo angolo non è male, però non è male, ma sarebbe dovuto essere magari rivalutato meglio, non come Legoland Water Park ma come una possibile rivalutazione a Fantasy Kingdom. Non l'avrei, diciamo, visto male, l'avrei gradito di più. Però comunque, scendendo giù, salutando Prezzemolo dalla sua casa, andiamo a vedere altre parti di Gardaland, perché a breve ci avvicineremo verso un'area, tale area Ramses il Risveglio, laddove, anzi ex Ramses il Risveglio, perché da quest'anno Ramses il Risveglio chiuderà. Cosa ci faranno al suo posto? Andiamo a vedere là vicino se qualcosa si vede, oppure discutiamo là vicino, davanti al Fu Ramses il Risveglio, i possibili rumors che orbitano attorno a questa novità. Siamo passati dalla casa della mascotte, andando quasi a trovare Prezzemolo, il proprietario, il padrone di casa, diciamo, di Gardaland, e abbiamo sfiorato anche l'area dell'avventura, passando da Atlantide con un piccolo accenno a Jungle Rapids. Adesso ritorniamo in un'area che ricorda sia un po' l'avventura, ma che è un punto cruciale, è già stato un punto cruciale per la storia del parco. Alle mie spalle, infatti, oltre allo steccato, possiamo trovare la facciata del Tempio di Busimbel, purtroppo ancora con le cose di Ramses, però questa facciata, che è la ricostruzione in scala 1-2 del Tempio di Abu Simbel, quindi una piccola opera d'arte che possiamo trovare all'interno di Gardaland, è stata la facciata d'ingresso per la Valle dei Re, un'attrazione che ha significato un'espansione in questa piazza, completando un'espansione iniziata con le Magic Mountain che possiamo trovare più in qua, che tra l'altro ci arriveremo alle Magic Mountain. Oggi Shaman però sono ancora legato al vecchio nome, però ci arriveremo, perché anche lì forse si intravede qualcosina di nuovo, ma ci avvicineremo. Però restando qui alla Valle dei Re, è stata un'attrazione unica, una dark ride costruita nei minimi particolari, con una storia di fondo che veramente metteva la giusta pelle d'oca e i giusti brividi, una storia sia misteriosa ma anche veramente avvincente, data anche da effetti speciali e una buona scenografia a opera dei fratelli Mazzoli, dove si vedeva la loro impronta disneyana e della Universal. Però adesso cosa vediamo? Ramses il Risveglio, il restyling del 2009 che ha sostituito la Valle dei Re, vediamo appunto Ramses chiusa e con un'area delimitata da uno steccato che ha un piccolo, anzi dei piccoli indizi circa quella che sarà la novità 2022, come possiamo vedere. E qua parliamo di questa novità, perché dovrebbe essere, non si sa ancora, ma dovrebbe essere o un coaster, alcuni rumors, anzi molti rumors insistenti dicono sia un roller coaster magari lanciato ma per tutta la famiglia, quindi un coaster che ha un'intensità a metà tra Orto Burco Tour e Mammut. E il font novità 2022 mi ricorda qualcosa, non so se vi ricordate un video che avevo fatto diversi mesi fa, dove mettevo in campo delle ipotesi su un roller coaster a tema Jumanji. In effetti il font novità 2022, così, cioè sia lo stile del font che i colori, ricordano fortemente lo stile Jumanji, non tanto Jumanji il primo film, quello con Robin Williams, ma i due capitoli successivi della saga, quelli con The Rock. E un po' in effetti lo ricordano, così come anche lo sfondo, che è puramente uno sfondo di una giungla, però qua c'è un però.
Ok, è un'attrazione probabilmente a tema Jumanji, dico probabilmente perché ancora più che un fonte qui non si ha nulla di sicuro, però probabilmente sarà a tema Jumanji, però la facciata resta sempre la facciata di un tempio egizio. E le ipotesi potrebbero essere due: o si riprende il, come si dice, filo narrativo dell'ultimo episodio, dell'ultimo finora episodio di Jumanji, The Next Level, ambientato in vari mondi, tra cui l'Oasi, quindi lo stile della Valle dei Re può ricordare quel mondo lì dell'Oasi, però sarebbe bello se magari fosse ambientato in Egitto, ma con un Egitto invaso dagli effetti che uscivano dal gioco, un po' come nel primo film, quindi realizzando un ponte tra il primo film, quindi il gioco che porta degli effetti nel mondo reale, e i due film successivi. Magari questa attrazione realizzarla come un filo conduttore tra il primo film e i due film successivi, un po' una storia di mezzo, un po' magari per capire o come è nato, come Jumanji da gioco in scatola è diventato videogame, però può essere interessante anche una sorta di via di mezzo per unire in uno i vari, diciamo, mondi, i vari aspetti di Jumanji. E qua sotto c'è una scritta interessante: un'attrazione unica al mondo per avventurieri di ogni età. E credo sia più che confermato il fatto sia un'attrazione femminile, non adrenalinica, un coaster che si vocifera sia o per in parte indoor o per in parte outdoor, oppure completamente indoor. Spero comunque ci mettano una buona scenografia o che lasciano gran parte della scenografia dei Fratelli Mazzoli, che era veramente un'opera d'arte. E se pensate che la Valle dei Re è nata come un'attrazione inizialmente prevista con il concept egiziano per Epcot, uno dei migliori parchi del resort di Disneyland in Florida, beh, almeno quella scenografia lì la salverei perché resta un'opera d'arte così come la facciata. Però avevamo parlato prima delle Magic Mountain, direi di appropinquarci verso le Magic Mountain, che tra l'altro quest'anno hanno subito un retracking insieme al Colorado Boat. Che cos'è un retracking? Un retracking è praticamente la sostituzione del tracciato con nuovi binari, però comunque il tracciato rimane sempre lo stesso, semplicemente i binari vecchi sono stati sostituiti dai binari nuovi. E adesso andiamo a vedere qualcosina, magari qua si intravede, però prima di arrivare alle Magic Mountain, no, Shaman, intanto l'attrazione è sempre quella è, qua alla mia sinistra e quindi alla vostra destra abbiamo un qualcosa che ha fatto molto discutere nella stagione precedente, un cancello comparso l'anno scorso di cui si è molto dibattuto. Alcuni hanno pensato sia un viale di servizio, in effetti è un viale di servizio, probabilmente per agevolare i lavori che sono in questa piazza, Piazza Ramses, però secondo me potrebbe essere anche un qualcosa per una futura espansione, magari se il parco potrà stupirci, lo scopriremo tra diversi anni o tra qualche anno. Però comunque, appropinquandoci verso le Magic Mountain, tralasciando il pandistelle gigante, tutto, come si dice, com'è che si dice quando qualcosa è tutta sbrilluccicosa, non, quando una cosa è, quando, Fast fa shock, esatto, non ho capito cosa ha detto, però non so se voi l'avete scritto qui sotto nei commenti cosa ha detto, tutto, vabbè, è tutto luminescente. Sapete quando avete una cosa da dire ma non riuscite a dirla? È luminescente, è tutto non glitterato. Vabbè, andiamo avanti, poi in caso se mi viene ve lo dirò. Comunque, adesso penso a quella parola e non ho cosa dire, però arriviamo ai pali di Shaman, perché i pali di Shaman o Magic Mountain hanno avuto, diciamo, un'aggiunta, praticamente sono stati ridipinti con dei totem. E qua devo dire che dal vivo non sono malaccio, anche se avrei preferito una scenografia vera e propria, ovvero un qualcosa in 3D dove questi totem potessero, diciamo, uscire in qualche modo dal binario, renderli un po' più in rilievo, cioè quindi fare un qualcosa di, come si dice, di più scenografico e meno dipinto. Anche se al posto dei totem qua avrei messo, prendendo i calchi dei tronchi già esistenti, il finto tronco, la finta corteccia d'albero, che ce ne sono alcune in zona sequoia, magari mettendo sopra una, come si dice, una finta chioma, come era la finta chioma degli alberi di Fantasy Kingdom, creando così per questa zona. E anche intanto passo sopra il treno del Magic Mountain, che
Il retracking lo si sente perché è più silenzioso, fa meno baccano quando passa il treno, però comunque dicevo, realizzando qua tramite gli alberi finti sui pali una, diciamo, piccola finta foresta americana, non incantata, una foresta americana, quindi creando così una sorta di foresta di sequoie dell'America del Nord, caratterizzando ancora di più l'area. Ovviamente Sequoia doveva ritornare Sequoia Adventure, però comunque devo dire che è un upgrade, quegli upgrade che fanno sempre piacere. Adesso andiamo sulle Magic Mountain ad affrontare questo nuovo retracking e una volta scesi andiamo a dire come l'abbiamo trovato e se è come prima oppure se qualcosina è cambiato, e quindi direi che possiamo andare. Andiamo a fare la Magic Mountain e vi aggiorniamo appena scendiamo, rega. Esatto. Una volta fatto il giro su Shaman potete guardare qua le foto, prendere da questi, diciamo, distributori automatici la vostra foto ricordo del vostro giro su Shaman, e al chiosco 44 gatti, che già il nome, però dal chiosco 44 gatti potete ritirare il vostro portafoto. Comunque, usciti tramite quello che era il negozio di Shaman dall'attrazione, devo dire che Shaman retraccato, che so che aspettavate questo momento, com'è Shaman dopo il retracking, devo dire che non è male, più fluido, perché di sicuro è molto più fluido, è anche più silenzioso, comunque non fa il baccano che faceva prima al passaggio del treno, e devo dire che gli avvitamenti sono una goduria, sono davvero davvero belli, sono fluidi, il giusto, che danno quel buon senso di adrenalina. Gli avvitamenti mi hanno sorpreso, i loop grosso modo mi sono sembrati un pelino come prima, meno scattosi ovviamente, sempre più fluidi, e l'attrazione devo dire che l'ho sentita tirare bene, l'abbiamo fatta dietro e ha il suo buon perché, devo dire, come retracking. Quindi se volete provare Shaman sotto, diciamo, un'altra veste, in un modo che non avete provato, ve la consiglio, perché come retracking ci sta davvero bene. Hanno anche ricolorato il fondo qua della piscina, dove possiamo trovare come uno Stargate anche l'acchiappasogni che noi attraverseremo per fare il nostro rientro al mondo reale, dal mondo degli spiriti, degli indiani d'America, così come raccontava la storyline originale di Shaman. E devo dire, come ho detto prima, che questo retracking vale. Le do la sua buona valenza, e in certi punti, così come gli avvitamenti, come ho detto prima, sa stupire. In una giornata di apertura possono succedere diverse cose, tra cui anche incontrare altri youtuber, così come è il caso di Efrem. Ciao Efrem. Salve, come state? Tutto bene, benvenuto sul mio canale. Questi crossover, tra un po' sappi che con questo crossover l'internet si distrugge tra un po', perché è una cosa comunque che sono quei esatto, che succedono come la commedia di Halley una volta. Ogni tanto però stiamo qua sotto Shaman, abbiamo appena parlato di Shaman e immagino che tu anche l'abbia fatto, no? Fatto. Opinioni così dopo retracking, vai. Bello, nel senso che è effettivamente più fluido, più tranquillo, tutto il tracciato, quindi veramente hanno fatto un bel lavoro secondo me, e anche esteticamente comunque ha quel qualcosa di più moderno rispetto al tracciato vecchio, che comunque lo vedi che è vecchio. Bello, sono soddisfatto, hanno fatto un bel lavoro secondo me, bravi. Sì, diciamo che sembra più un Vekoma New Generation, sì, che sì, il classico. Esatto. Esattamente, beh, penso fosse quello l'obiettivo alla fine. La parte che ti ha stupito di più di questo tracciato qual è stata? Quella che ti ha dato una sensazione che hai detto, caspita, non me l'aspettavo. I due giri della morte. Ah. Li ho trovati veramente fluidi. Prima, poi chiaramente dipende da dove eri, adesso ero verso fondo metatreno, quindi dipende un po' dalla posizione, devo provarlo un po' di volte, però sì. Bello fluido, cioè non, nessuno strattone, nessuna botta come invece una volta succedeva, quindi figo. Meglio, ma invece a me gli avvitamenti, cioè quindi siamo un po' anche, ma ci sta, perché però forse sono stati i primi che ho fatto e quindi mi hanno colpito subito di più. Però sì, anche loro. Sì, poi il bello è che ogni attrazione dà sensazioni soggettive diverse in base alla... Quindi poi anche questo è il bello dei parchi di divertimento. Questa è un po' sta giornata inaugurale, queste, diciamo, nuove aggiunte in giro, come le hai trovate? Come ti è sembrato? Guarda che secondo me hanno fatto un bel lavoro. Cioè, quest'anno secondo me non è tanto estetico, perché a livello estetica ci sono un po' di cose che ho notato fuori posto, ma a livello esperienza delle singole attrazioni, delle modifiche che hanno fatto, lì sì. Più tecnico, diciamo. Più tecnico, ma ci va, cioè è necessario ogni tot.
Perfetto, grazie comunque per la disponibilità. Piacere è tutto nostro e ci vediamo poi magari in qualche altro video, magari sì, qualcosa sì. può altri succedere. Altri parchi, chissà. Esatto. Magari in fondo alla fine la vita è imprevedibile, quindi qualcosina può anche succedere. Sì. Buona giornata. È stato un piacere. Piacere tutto mio. Buona continuazione. Amici. Ciao Efren, ciao. E adesso direi di andare all'attrazione sorella di Shaman, ovvero Colorado Boat, per diciamo vedere questo nuovo tracciato. A livello di esperienza sarà grosso modo lo stesso, ma a livello estetico come sarà? Andiamo a scoprirlo. Appena scesi da Colorado Boat, bagnati ma felici perché oggi fa abbastanza caldo, io non so con che coraggio sto registrando con il giacchetto di pelle addosso, però diciamo che è parte della, come si suol dire, divisa. Ciao Giacomo, vieni pure! Giacomo Reverberi, è un video dove raccontiamo un po' di novità qua di Garland. Prima ho incontrato Efro, ma adesso me. Comunque, ho fatto un giro qua al Colorado dopo il retracking. Cioè, dire che il nuovo tracciato tra che si vede che è, come si dice, ultima generazione, poi ho trovato le sponde più ripide rispetto a prima e devo dire che la ricolorazione anche delle lift e delle drop con quel beige gli dà quell'effetto fiume selvaggio che dovrebbe avere, non quell'azzurrino di prima. Che ne pensi? Secondo me è molto bello, però te l'hai trovato smooth il tracciato o l'hai trovato un po' ballerino? Un po' ballerino. Ho trovato un punto che mi ha scombussolato molto. Secondo me è l'ultima curva. Esatto. Mi ha dato un colpo al collo che... Esatto. Un pochino così anch'io ho trovato un po'... Questo secondo me è il nuovo track, tanta roba. Mentre un po' al parco come lo stai trovando adesso? Allora, secondo me... Sei andato alla Miniland? Non ancora. Tanta roba, facci. Secondo me la Miniland è tanta roba. Il parco, secondo me, è tenuto abbastanza bene, diciamo. Poi oggi si sta da Dio perché comunque abbiamo trovato una giornata incredibile e non c'è tantissima gente. Esatto. Quindi oggi si sta da Dio. Coda Up per ora sta lavorando bene, però... A posto. Però tocchiamoci perché... Vabbè. Siamo family friendly comunque, sì, però... Sì, tranquillo. Però per ora Coda Up sta lavorando bene. Quindi perfetto. Il parco io secondo me l'ho trovato pronto all'apertura, ecco. Molto bene, questo sì. E quindi mi è incuriosito ancora di più sulla Minion. Se mi dici già che mi stupirà... È bella, fidati. Sono in hype, devo dirtelo. Ti lascio concludere. Va bene, grazie. E quindi ragazzi, un Gardaland che sta stupendo tra retracking, alcune ritinteggiature, così come i pali di Shaman, e altre migliorie tecniche che saranno caratterizzanti in questa stagione 2021 e in attesa della novità 2022 che sorgerà dentro Ramses. Però adesso il giro può continuare in altri punti di Gardaland. E con Oblivion lì all'orizzonte più o meno che spunta tra gli alberi, muovendoci di qualche grado, siamo al cospetto di Wonder Woman The 4D Experience in tutta la sua imponenza, e la gigantografia di Gal Gadot con più in basso il suo scudo ci accoglie nell'ingresso del teatro in 4D. In poche parole, come Wonder Woman? Strobo, se lo devo ridurre a una parola è strobo. Usano tantissimo gli effetti stroboscopici, ha dato anche a me molto fastidio, a me che le strobo normalmente non danno fastidio, ho accusato abbastanza il colpo. Il 3D è buono, in poche parole è qualche scena d'azione tratta dal film, non vorrei però spoilerarvi molto. E un'altra cosa da dire, che non so se era un problema tecnico imputabile ad oggi che magari più avanti risolvono, ma quando abbiamo fatto la nostra esperienza all'interno di questo teatro in compagnia di Wonder Woman, l'audio aveva un qualcosa di tipo ovattato, come se avessero un panno più o meno davanti alla bocca, non si sentiva, era un po' incomprensibile. Questo ha un po' purtroppo minato l'esperienza, però nel complesso, se soprattutto le strobo non vi fanno soffrire molto,
e vi è piaciuto soprattutto Wonder Woman, vi daranno i brividi, soprattutto la scena dove lei dice Fiera, il suo nome completo, con qualcosa che anch'io che non ho visto il film, ma che vorrei magari recuperarlo appena possibile, me lo recupero, però comunque è un, cioè una scena dove fa venire i giusti brividi. Quindi se vi è piaciuto Wonder Woman e volete vivere un'avventura o rivivere l'avventura del film insieme a lei, questa attrazione diciamo che ve la consiglio. E anche all'interno di Space Vertigo sono state fatte delle piccole aggiunte. In poche parole, sono stati sostituiti i monitor vecchi, quelli a tubo catodico, con nuovi monitor più moderni che trasmettono anche un nuovo filmato, proponendo così una nuova storyline per l'attrazione. Lungo il pavimento sono stati fatti dei nuovi effetti di luce e alla base dell'attrazione sono stati aggiunti dei mega schermi che fanno un countdown prima della partenza, e sopra sul cappello, diciamo, sono stati aggiunti altri mega schermi trovati al momento spenti, ma che molto probabilmente dovrebbero trasmettere un ulteriore countdown, un po' come agli inizi. Tra le varie novità, o meglio dire vari piccoli upgrade che caratterizzano, che troviamo in questa stagione 2021, Raptor non è, diciamo, immune, non si salva, perché sono stati messi come dei piccoli cellulari, dei piccoli schermetti che ci riprendono noi passeggeri durante il nostro giro. Quindi sono stati ripristinati i video on board, ma anche le foto on board. Particolarità di quei piccoli, diciamo, dispositivi che ci riprendono è che durante la partenza, quindi la prima curva sotterranea e la salita, mandano, diciamo, in onda dei piccoli video come se fossero dei piccoli pre-show, e quindi caricandoci un po' all'avventura che potremo vivere da lì a qualche secondo su Raptor. E se la giornata l'abbiamo iniziata all'ingresso del parco, la concludiamo fuori dal parco, e l'arco che sta alle mie spalle, alle spalle di questa scultura di cui ne parleremo presto, era praticamente il vecchio ingresso di Garden. Quindi i parcheggi non erano dove sono adesso, ma erano al di là di quest'arco, praticamente sia dove sta il piazzale che tuttora usiamo per entrare al parco che ci conduce dal mondo reale al mondo di Gardaland, ma anche nei terreni dove oggi sorge Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom. Quelli erano i vecchi parcheggi, pensate il parco già quanto era piccolo. Però ritornando al presente, un'aggiunta con la quale abbiamo voluto chiudere è paradossalmente l'aggiunta, una delle prime, se non la prima aggiunta, che si incontra fuori dal parco, dinanzi alla gara Desano. Infatti dietro di noi, e vedendomi da questa prospettiva dietro anche a voi, c'è la statale, la Gardesana del lago di Garda. Però qua cosa vediamo? Che accoglie, diciamo, quasi nel mondo di Garden, troviamo Prezzemolo, dei bambini abbastanza inquietanti, la cui bambina sotto mi sembra che abbia la stessa faccia di un fiore della foresta incantata, che sono inquietanti anche loro. Però comunque sia, vediamo alla base di questa, diciamo, statua dei Lego, perché novità di quest'anno è la zona Legoland, il Legoland Water Park, che sarà oggetto del prossimo video. Quindi ritorneremo prepotentemente qua dentro Gardenland in un video, in un episodio dedicato completamente alla scoperta di questo Legoland Waterpark e anche dell'ingresso. Particolarità dell'ingresso del Legoland Waterpark è una scultura di Prezzemolo fatto tutto di Lego, che è veramente 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 bella. Però comunque i Lego li vediamo anche in mano a Prezzemolo, un po' o come se li volesse sorreggere, oppure come se li volesse tirare dietro a qualcuno. Però comunque sia, scrivetemi qua sotto nei commenti se secondo voi li sorregge o li vuole tirare dietro magari a chi ha deciso di fare il Legoland Waterpark lì dove sorge adesso. Però comunque sia, vedo Miguel alla fine. My name is Dexter Trim. No! I'm about to believe in magic. Oh, bentornato, signor Trim. Ma non l'avevo lasciato. Sì, non l'avevo. Siamo a Porta Aventura. Esatto, perché io e Miguel partiremo per, e anche il Baldo, partiremo per un viaggio a Porta Aventura, alla scoperta di questo resort spagnolo. Però comunque sia, scrivetemi qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate di quello che avete visto in questo video su Gardaland, queste aggiunte, e se volete tornare, se ritornerete in questa stagione qui a Gardaland. E come sempre non mi resta che augurarvi buon divertimento, buona vita, fate i bravi, e noi ci rivediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio di Talk Parks, ma comunque ci rivediamo anche in un parco divertimento. Ciao belli!